Nell'Italia delle pensioni basta fare due conti per capire che non tutto è come sembra. Partiamo dal nord. Qui si trova il 62% dei baby pensionati, concentrati tra Lombardia e Veneto. Loro non guadagnano tantissimo, ma sono in molti e ci costano ben 9 miliardi e mezzo. Al sud è alta la percentuale di pensioni assistenziali, ovvero invalidità e assegni sociali, il 45-55%. A voler pensar male c'è chi nota che in Calabria 133 invalidi assistiti sociali ogni 1000 abitanti sono tanti rispetto ai 43 ogni 1000 dell'Emilia Romagna. Quanto ci costano? 20 miliardi e mezzo all'anno in tutto il paese. Facendo altri due conti, la prospettiva cambia su di loro, gli ex parlamentari. Privilegiati? Se è vero che guadagnano tanto, sono però pochi e ci costano 179 milioni di euro. Poi una menzione particolare va ai pensionati degli ex fondi speciali. Piloti, hostess e ferrovieri hanno casse in rosso perché erogano importi superiori tra il 20 e il 30% rispetto a quanto hanno versato e finisce che il buco lo copre la collettività. Dottor Davigo.